Schiavone un buon primo tempo. Forse avete sprecato un po' lì davanti, però però state giocando bene. Cosa vi serve in questo secondo tempo per recuperare e per mettere in piedi questa partita? Dobbiamo stare più uniti, perché la volontà già stiamo mettendo. Praticamente dobbiamo solo cercare di essere un po' più stretti e dobbiamo fare più reparti. Siamo avanti, che dite? Bocca al lupo. Femi. Maraucci, complimenti, un buon primo tempo, state vincendo 1-0. Peccato per il secondo gol mancato, però importante comunque che state giocando bene. Cosa vi serve in questo secondo tempo per chiuderlo? Speriamo in qualche altro gol. La cosa importante è che siamo uniti e vogliamo tutto un unico scopo, quello di vincere questa partita. In bocca al lupo. Crepi. Buonasera, siamo qui nel post partita che ha visto affrontarsi Real Pulibril contro Manchester City. La partita è finita 1-0 per Real Pulibril. Abbiamo qui due migliori in campo, Sgambati e Liberati. Andiamo dalla squadra che purtroppo ci è sconfitta. Sgambati, penso una partita molto tirata, entrambe le squadre, soprattutto nel primo tempo, dove la squadra avversaria è stata un po' più cinica ed è riuscita a fare l'1-0 che alla fine ha fatto la parte loro. Cosa recriminate e cosa potete migliorare rispetto alle prossime partite? A noi non c'era proprio il gioco, anche perché comunque abbiamo dovuto prendere altri elementi fino all'ultimo, perché gli ultimi titolari non c'erano. E quelle poche occasioni che abbiamo avuto non le abbiamo saputo sfruttare. Complimenti comunque all'avversario che ha saputo gestire bene la partita. Vuoi salutare qualcuno a casa? No, voglio salutare mio figlio e tutti i miei amici. Bocca al lupo per questo, ragazzi. Ciao. Liberati, complimenti a voi, buona prestazione. Peccato che non siete riusciti a sfruttare. Io sono suo fan. Non siete riusciti a sfruttare le occasioni che avete creato. Avete sprecato molto, però complimenti a te. Ottima difesa, hai tenuto bene. Fino a quando ce l'abbiamo fatta fisicamente abbiamo giocato bene, poi loro comunque giocavano. Abbiamo concretizzato poco. Il portiere ha fatto miracoli, però. Bene così, la prima volta giocavamo tutti insieme, all'inizio. Sì, buona prestazione di tutta la squadra, siete stati bravi. Che dire, complimenti a te, complimenti a tutta la squadra, 1-0 che vi ha dato questi 3 punti. A chi vuoi dedicare questo 2020? No, alla squadra, soprattutto a loro, è la prima partita, quindi speriamo bene, che ce la mettiamo tutta. Bocca al lupo, complimenti per questi 3 punti. Ciao ragazzi.